Non è proprio così, perché noi abbiamo lavorato noi con l'Unione Europea per fare questo. Cioè, grazie, ti ringrazio molto della sollecitazione. Dal 2008 Libera è scesa per i commissari europei. Il primo che in quel momento era in carica sulla giustizia era un italiano, Frattini, che si è reso disponibile, e poi il francese. Attualmente c'è una donna svedese, mamma di due bambini stupendi, una ragazza giovane, che abbiamo fatto venire anche qui in Puglia sui beni confiscati per commissari europei. Dal 2008 che si lavora con l'Unione Europea perché l'Europa confischi i beni dei mafiosi, di tutte le mafie, perché i mafiosi hanno capito che, e poi investono il loro denaro all'estero, no, sotto varie forme, eccetera. E quindi devo dire, spero con umiltà, spero con rispetto, che lo zampino sulla confisca... Pronto? Lo zampino della confisca europea è frutto proprio delle associazioni e dei gruppi. E la risoluzione del 12 marzo di quest'anno non parla di confisca, parla della confisca. Speriamo che a Strasburgo il Parlamento seguisca il secondo passaggio, che è l'uso sociale. Purtroppo l'Unione Europea ha solo le raccomandazioni, non diventa legge, perché ogni paese poi deve fare la sua parte, e qui è la trappola. E questo è il limite. E questo è il limite. Però è una strada che si è costruita, che si deve ancora costruire. Noi, e dal 1996 chiediamo alla politica di sbloccare il mondo delle banche. Lo so che non è semplice, perché la banca dice i soldi non sono miei, sono dei cittadini, e quello che è utile deve essere diviso, se io privo il cittadino di tutto questo. Peccato però che nel momento di grande crisi siamo noi che mangiamo i soldi per salvare le banche, i nostri soldi. E che 3.500 beni sono là, possono essere usati, non possono essere restituiti alla collettività. Da beni esclusivi in mano alle mafie devono tornare a essere beni condivisi dalla comunità. Questo è il suo valore etico, sociale, culturale, la restituzione alla collettività. E guardate che Libera, qui c'è anche il coordinatore regionale che ho perso di vista, non laggiù in fondo, che è una persona stupenda, dicevo che c'è il coordinatore regionale, che saluto, che è un'anima stupenda, stupenda, è qui con noi, sempre, zitto zitto, parole misurate, ma parole vere. Ebbene, guardate che le cooperative che si sono aperte, già dalla prima, non è che è arrivato lo Stato, vi do i soldi, siamo andati a fare le cene, a inventarci di tutto. Lo Stato è arrivato dopo con alcuni progetti del Consicurezza. E quelle cooperative, con bando pubblico, danno lavoro vero dei giovani. E chi l'avrebbe detto anni fa che si può andare agli scaffali delle botteghe del Mercato Solidale o delle coppe in Italia e trovi la pasta con un marchio dalle terre liberate dalle mafie?